Ci troviamo in località Cadolten di Piancansiglio, dove ha inizio il sentiero denominato Berry che porta fino alla Piazza della Pace sul monte Pizzoc. Si tratta di un sentiero storico naturalistico di circa 300 metri di dislivello, di facile effettuazione e alla portata di tutti, che ha inizio presso la casa forestale di Cadolten e che termina sulla sommità del monte Pizzoc toccando alcuni luoghi di rilevante interesse storico-naturalistico come Montecroce, Pian de Gesia e il rifugio Vittorio Veneto. È stato realizzato nel 2010 a cura dell'ISREF Onlus, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Fregona e la provincia di Treviso, nell'ambito di un progetto più ampio di recupero dei sentieri della memoria della lotta di liberazione. Il sentiero è dedicato a William Bernard Berry. Classe 1919, tenente americano del Corpo d'Aviazione USAF, che nell'inverno 1944-1945 e fino alla Liberazione operò in Pizzoc con i partigiani della Brigata Cairoli. Ma a seguito di quali vicende Barry arrivò in Pizzoc e si unì ai partigiani della Brigata Cairoli? Ripercorriamole insieme con il direttore scientifico dell'ISREV Pierpaolo Brescacin, autore, in collaborazione con lo storico dell'aviazione Giuseppe Versolato, di una pubblicazione biografica sul personaggio, nonché fautore della realizzazione dell'itinerario storico-naturalistico dedicato al tenente americano. Barry faceva parte sin dal 1943 dell'aviazione americana. Era tenente pilota di un B25 Mitchell ed apparteneva al 310° gruppo da bombardamento del 57° Bomb Wing con base in Corsica. Si trattava di una formazione impegnata sul fronte italiano, in particolare diretta a colpire la linea ferroviaria del Brennero, una delle più importanti vie di comunicazione tra il centro Europa e l'Italia, utilizzata dalla maggior parte delle truppe tedesche che si trovavano nel Nord Italia. Per far affluire nella penisola viveri, rifornimenti, armi e uomini. Nel corso di uno dei tanti attacchi portati contro questa via di comunicazione, il 10 dicembre 1944, il suo velivolo, el Lobo III, venne centrato da una contraerea, FLAC, riportando problemi al motore sinistro e i due mitraglieri dell'equipaggio vennero uccisi. Nonostante tutto, Barry riuscì ugualmente a stabilizzare l'aereo e a fargli prendere una rotta per ritornare alla base di partenza. Tuttavia, esso perdeva vistosamente quota e non avrebbe potuto più raggiungere la Corsica. Così il nostro diede l'ordine ai quattro superstiti dell'equipaggio di lanciarsi e guidò il suo apparecchio sulle montagne, al di fuori dei centri abitati, nelle pendici di Cimarighi di Fongara, vicino a Recoaro, in provincia di Vicenza. Barry si lanciò per ultimo, andando ad atterrare poco distante dal relitto dell'aereo. In previsione di un rastrellamento da parte dei tedeschi, subito guadagnò la cima della montagna per sottrarsi al nemico. Qui prese contatto con i partigiani della brigata Stella e con la missione alleata a Freccia, comandata dal capitano inglese John Orr Ewing, nome di battaglia Dardo, dello Special Operation Executive, SOE, che aveva appunto la sua base nell'area. La missione Freccia gli organizzò l'itinerario per raggiungere a piedi la Jugoslavia, dove funzionava un apposito ponte aereo approntato dai partigiani di Tito in collaborazione con gli inglesi che gli avrebbe consentito di rientrare alla base di partenza a Gisonaccia in Corsica. E così, dal 13 dicembre 1944 fino al 1 gennaio 1945, sempre in quota per sottrarsi alla cattura, e fruendo via via dell'aiuto e della guida di formazioni partigiane presenti in zona, Barry cominciò il suo trasferimento insieme ad altri aviatori americani verso le Prealpi Bellunesi. Arrivato in consiglio, fu però costretto ad desistere a causa delle proibitive condizioni ambientali, neve alta e della chiusura per impraticabilità del percorso verso Piancavallo. Decise così di rimanere sull'altopiano e unirsi alla missione Scorpion, operante in Consiglio, e comandata dal capitano Paul Brickce, un ufficiale di origine rodesiana esperto in tecniche di guerriglia, già operante nella penisola balcanica, addirittura presso il quartier generale del maresciallo Tito. Era composta da Richard Tolson, già vicecomandante della missione Bergenfield, dalla radiotelegrafista Joseph Dickinson, Tech dal sergente dell'aviazione americana Gurka e da un pilota neozelandese di nome Black. Paracadutata nell'agosto del 1944 sull'altopiano di Asiago, la Scorpion era stata coinvolta, pochi giorni dopo il suo arrivo, nel grande rastrellamento che i tedeschi avevano effettuato sul finire dell'estate contro le formazioni partigiane arroccate sul Grappa e aveva assistito in diretta alla disfatta dei partigiani. Una volta passata la bufera del rastrellamento, la missione aveva ripiegato sull'altopiano del Cansiglio, prendendo il posto di un'altra missione del SOE, la Berry Wind, ora dislocata nel Bellunese. Con questa missione, Barry, che assunse d'ora in avanti il nome di battaglia di Tenente Pooh, operò sino alla liberazione in qualità di responsabile dei campi di lancio nell'area di pertinenza della missione. Inoltre si adoperò anche ad addestrare gli uomini della Cairoli all'uso delle armi e degli esplosivi e insieme ai comandi partigiani pianificò le operazioni di attacco alle colonne tedesche che quotidianamente transitavano per il Fadalto. La sua condotta e il suo comportamento furono così apprezzati dal comandante inglese della missione Scorpion che questi alla fine del conflitto si adoperò per assegnargli la Silver Star. Uno dei più prestigiosi riconoscimenti conferiti ad un militare americano. Il sentiero scende lungo lo spazio operativo di Cadolten in direzione sud. Arrivati in prossimità della chiesetta di San Floriano, si lascia la strada sterrata che scende a Sonego, per imboccare sulla destra il sentiero contrassegnato dal segna via 981, che dalla recinzione a lato si inerpica sui ripidi costoni del Monte Croce. L'area di Montecroce, denominata anche localmente Cross, dall'antica usanza di conferire sacralità ai cippi confinari incidendovi o piombandovi delle croci, è una specie di pianoro allungato, quasi un giardino naturale formato da arbusti di ginepro, erica, con costoni ripidi e scoperti e la presenza di sassi forgiati nel corso del tempo in curiose forme di erosione. Si tratta di una zona di rilevante interesse storico, in quanto nell'estate del 1944, quando l'altopiano divenne zona libera e controllata dai partigiani, il gruppo Brigate Vittorio Veneto aveva fatto di questo luogo per la sua naturale imprendibilità e posizione strategica il punto focale del dispositivo militare a difesa del lato ovest del Cansiglio. Ma nella prima mattinata dell'8 settembre 1944 esso venne conquistato dopo un breve ma furioso combattimento

Così chiamato forse per la presenza di un'antica chiesetta o edicola votiva, oggi scomparsa. Oppure perché il luogo appartenente a qualche istituzione religiosa della zona è una specie di pianoro allungato in senso est ovest che si trova appena sotto la strada che porta in Pizzocche. Questo luogo è importante perché qui fu allestito a partire dal marzo 1945 un campo di lancio utilizzato esclusivamente dalla brigata Cairoli, come le lamiere che ancora oggi coprono le casere di Montecroce e che sono appunto costituite con i materiali di recupero dei colli alleati. Questo campo, a partire dalla seconda metà di marzo del 1945, ricevette ben 26 persone tra agenti e sabotatori e diverse tonnellate di materiali e provviste. Utili per riorganizzare e rifornire i quadri partigiani in vista della battaglia finale. Nel novero delle ricezioni avute in questo campo va ricordato l'arrivo nella notte tra il 4 e il 5 aprile 1945, della missione IS-9 del SOE, composta dal capitano Uguccione Ranieri, Hugh, dall'ufficiale McCormick e dall'operatore radio Alfio Grassi. Il compito di questa missione era di allestire in località Le Code del Cansiglio una pista di atterraggio lunga 2000 metri destinata a ricevere due Dakota da trasporto Douglas USAF C-47 per evacuare il personale alleato presente in zona in quel periodo. Un gruppo che contava in quel momento circa una sessantina di uomini, prevalentemente appartenenti all'aviazione. Poi, la conclusione della guerra ebbe un'accelerazione imprevista. E non se ne fece più nulla. Sempre in questo campo di lancio fu paracadutata in data 5-6 aprile 1945 un'altra importante missione alleata, la Coral Yellow del SOE, guidata dal capitano Paul Cottrell Tumiati e composta dal regista veneziano Giorgio Zambon Vetta e dal radiotelegrafista Salvatore Parisi, con l'obiettivo di provvedere al salvataggio delle centrali del Fadalto e degli impianti industriali di Marghera, che i tedeschi avevano minato e minacciavano di far saltare in caso di ritirata. Siamo sulla sommità del monte Pizzoc, etimologicamente dal tedesco Spitz cioè Cima Alta, dove ha termine il sentiero Berri. Dal piazzale è possibile vedere il rifugio Vittorio Veneto, già vecchio fabbricato della ditta Italciamenti di Vittorio Veneto che a partire da giugno del 1944 fino alla liberazione fu la sede operativa del comando della brigata Cairoli la cui giurisdizione andava da Valsalega fino alle prese Qui risiedevano i comandanti partigiani e i membri delle missioni alleate incluso Berri e con essi i partigiani della compagnia comando Attualmente il fabbricato di proprietà del comune di Fregona è adibito in parte a rifugio e in parte a ristorante. William Bernard Berry se n'è andato il 5 settembre 2011, alla veneranda età di 91 anni. Da tempo non veniva in Italia a causa delle sue precarie condizioni di salute, ma portava sempre nel cuore i partigiani della Cansiglio e il periodo che aveva passato con loro in montagna sull'altipiano in quel lontano 1944. Tutti i partigiani che hanno combattuto con me, ricorda William Bernard Berry, in una videoconferenza inviata in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria. Erano uomini di coraggio, di determinazione e di valore. E si avevano un grande amore per la loro patria soffrirono per le indicibili fatiche che dovettero sopportare in quei lunghi mesi, ma non si rifiutarono mai di compiere il loro dovere. La storia del loro operato per la riconquista della libertà e della democrazia è una storia che tutti dovrebbero ricordare. Basterebbero solo queste parole, ci ha detto il sindaco Giacomo De Luca, che si adoperò per la realizzazione di questa iniziativa, per giustificare l'intitolazione di un sentiero alla sua memoria. In realtà, ha aggiunto De Luca, noi sappiamo che questa intitolazione a Berry rappresenta un modo per far memoria anche di tutti i partigiani della brigata Cairoli di Fregone, che con lui divisero fatiche, slanci, emozioni, gioie, sofferenze. Durante quei lunghi mesi del 1944-1945. Lo riconosce d'altronde lo stesso Barry quando afferma senza mezzi termini che: Ognuno dei partigiani del Pizzoc dovrebbe essere onorato con una medaglia per il coraggio e la fedeltà dimostrati. Dear Bernard, thank you very much for your kind words. and welcome to us.